Style Radio, la radio ufficiale della SS Lazio. Benvenuti a Lazio Parma, è la 32esima giornata, all'andata finì 1-1 con i gol di Crespo e Floccari. Zárate, Brocchi, Hernanes! Al 23esimo la Lazio è in vantaggio con un capolavoro di Hernanes. Ottavo gol in campionato, ma questo è forse uno dei più belli. Ora il movimento di Giovinco, c'è Amaurì al limite dell'area di rigore, sta arrivando Gemaili, sta arrivando anche Valiani. Gemaili, inserimento di Angelo che è tutto solo sulla destra, Angelo in mezzo, allontana Lichtsteiner, poi Gemaili al limite dell'area di rigore, prova Gemaili sul fondo. È la prima occasione in cui si rende veramente pericoloso il Parma. Ecco lo spiovente, colpo di testa ad allontanare il tiro dalla bandierina di Giovinco, che prova a calciare in porta, non si è fatto sorprendere Muslera. Giovinco recupera, prova Giovinco, Muslera in calcio d'angolo, grande intervento, Modesto, ancora un cross di Modesto, salta Amaurì, palla sul fondo, colpo di testa di Amaurì. Qui seguiamo Giovinco, una deviazione, sarà calcio d'angolo per il Parma. Ancora Gonzales, movimento Gonzales che può andare al tiro, Gonzales dentro per Sculli, Sculli! Diagonale che taglia tutta l'area e termina fuori. Si avvicina Hernanes, parte Floccari, la mette giù, Floccari! 2-0! Raddoppio Floccari al 32esimo del secondo tempo, dimenticato dalla difesa del Parma, ha messo dentro il gol del 2-0 Sergio Floccari. Gemaili prova a mettere in mezzo, adesso c'è Candreva, prova Candreva, la parata a terra sicura di Fernando Muslera. Prova Hernanes e sfiora il terzo gol della Lazio. Difende benissimo il pallone Gonzales e lo riconquista. È stato fermato Hernanes che a sua volta riconquista il pallone. Lo chiama Floccari. Ancora Hernanes! Beh, qui sarebbe stato davvero un gol da applausi a scena aperta. Finisce qui allo Stadio Olimpico.